il controllo delle delocalizzazioni, così come il tentativo di riportare in patria le aziende che magari si siano spostate, è una forma di protezionismo. Bisogna dire che i dati... Di cui abbiamo bisogno o no, secondo lei? Il punto è che la prima cosa che dobbiamo dire è che, volenti o nolenti, è una realtà di questo tempo. I dati ci dicono che a livello internazionale queste misure di tipo protezionistico, in particolare i controlli delle delocalizzazioni in varie forme, vengono attuati su larga scala. A partire dal 2008 si è verificato un boom, diciamo, di questi tipi di esercizi di politica protezionistica, ma non in paesi di poco conto. A partire dagli Stati Uniti, passando per la Francia, si sono adottate, diciamo, molte, molte misure di questo tipo. E devo dire che, diciamo, quando si adottano queste misure, gli interventi dal punto di vista della punizione fiscale, dal punto di vista del controllo degli assetti proprietari, cioè viene addirittura pregiudicato, diciamo, la proprietà, o quantomeno viene ridimensionato il controllo del capitale da parte del soggetto che vuole uscire, queste misure sono piuttosto pesanti. Devo dire che se guardo questa bozza di decreto... Però noi quello che interessa è capire anche se sono efficaci. Nel senso che... Guardi, il problema sa qual è? Il problema è che il protezionismo è figlio del libero scambismo. Cioè, purtroppo, che cosa succede? Che il libero scambismo genera squilibri che non erano stati previsti. Il protezionismo rappresenta una reazione, spesso maldestra e caotica, agli errori che sono stati fatti in precedenza. Purtroppo dobbiamo avere una lettura, se posso permettermi, hegeliana della storia. No, lei certo, cioè, che si può permettere. I fenomeni purtroppo sono conseguenziali. Diciamo che molti degli effetti del protezionismo e dei guasti del protezionismo sono figli dei guasti del libero scambismo degli anni precedenti, che è stato indiscriminato e ancora più caotico. Il punto qual è, però, se mi permette? In Italia stiamo discutendo di una bozza di decreto che, se la confrontiamo con le pratiche, diciamo, che vengono adottate da altri grandi paesi, è un tantino blanda. Cioè, è un tantino, scusi, non ho sentito, blanda? Blanda, ok. Blanda. Quindi lei dice che dovrebbe essere ancora più severa la normativa. Se vuoi fare una cosa, la fai tu, se no non la fai. Faccio solo un esempio. Confindustria mi sembra che voglia rimuovere una cosa che è abbastanza banale, e cioè il controllo a valle, ovvero l'autorizzazione a valle da parte del Ministero dello Sviluppo. Cioè, avvii una pratica per evitare la delocalizzazione, la pratica si dovrebbe concludere con il placet del Ministero dello Sviluppo. Confindustria non vuole questa cosa. Mi sembra, come dire, una politica protezionistica un po' blanda, un po' all'acqua di rose, quantomeno se la paragoniamo con quel che avviene in molti altri paesi. Le tendenze sono queste, non mi piacciono, sono queste. Ho capito. Calenda, al volo una valutazione su questo, perché sì, lei intanto, è stato anche ministro, sì, e quindi non solo, ma noi se ne è occupato parecchio di queste vicende. Primo, le delocalizzazioni oggi avvengono soprattutto all'interno di un mercato europeo che è stato costruito in modo squilibrato, perché i paesi dell'est hanno vantaggi comparati di costo di produzione completamente, come posso dire, molto maggiori ai nostri, perché sono in una fase dello sviluppo diversa. Questa non è una legge contro le delocalizzazioni, perché non si può fare una legge contro la delocalizzazione, perché in Europa esiste la libertà di circolazione e stabilimento. E viceversa una legge, noi l'abbiamo mandata a Draghi questa proposta 2 mesi fa, anche ai ministri competenti. È una legge che dice: se tu devi delocalizzare, devi darmi almeno il tempo di cercare qualcuno che può subentrare, perché ti devi assumere la responsabilità che spostare un'attività produttiva ha un impatto generalizzato forte. E dunque qual è il punto? Il punto non è dire tu non te ne puoi andare, perché questo non si può fare. Certo. Il punto è dire: se tu te ne vai, devi darmi il tempo, devi collaborare, devi garantire, noi avevamo proposto almeno un anno
di negoziato per cercare di trovare una soluzione. Qual è il problema di questa bozza? Ed è un problema grosso. Questa bozza a un certo punto dà al Ministero dello Sviluppo Economico un potere che è totalmente arbitrario, cioè può decidere il Ministero se l'azienda ha fatto o non ha fatto il lavoro previsto, non è quantificato, non nel tempo, non è che dice non sono passati 12 mesi, ma l'ha fatto bene o l'ha fatto male, una valutazione di merito, e su questa base erogare una sanzione. E questa cosa qua, a parte che non passerà mai, ma è sbagliata, perché la sanzione non può mai essere arbitraria. Viceversa, quello che bisogna fare, e io sono anche d'accordo alla decretazione, perché ci sono molti casi di crisi aziendale in questo momento fatti in questo modo, cioè dalla mattina alla sera ai lavoratori gli si dice spostiamo tutto. Va fatta una cosa che stabilisca la regola di assunzione di responsabilità, di tempo, di tutela dei lavoratori per cercare una soluzione. Questo è quello che si può fare. Altre cose non si possono fare, nel senso che te le puoi inventare finché vuoi, ma impedire le delocalizzazioni vuol dire uscire dal mercato europeo, perché c'è la libertà di circolazione. Sì, volevo sentire anche la professoressa Coquarelli, scusate, perché sì, deve essere proprio telegrafico. Come? Un cenno telegrafico. L'articolo 45 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea in realtà ammette controlli sui movimenti di capitale, i quali possono anche, diciamo, essere estesi al controllo delle delocalizzazioni. Diciamo che in linea di principio all'interno dell'Unione qualche margine per poter effettuare questi esercizi. Non sono d'accordo, la libertà di stabilimento è prevalente, te lo bloccherebbe istantaneamente l'Unione Europea. Infatti, come lei sa, la legge Florange... Ma quell'articolo esiste. Sì, lo so, ma non viene interpretato in questo modo. La legge Florange, come lei sa... Sì, ma scusi, ci sono precedenti. La legge Florange, che è la legge francese di riferimento, è stata bloccata dalla Corte. E soprattutto è stata bloccata intanto in Francia, perché era arbitraria. E quindi quello che bisogna fare... È un fatto di lotta politica. Sì, no, allora, sarà di lotta politica, sì. Però scusate, il principio di fondo è: tu puoi dire che delocalizzare non è un fenomeno della normale amministrazione di un'azienda e come tale necessita di tempi, di responsabilità e anche di costi da sostenere dall'azienda che delocalizza. Lei sa pure non che puoi c'è mai un dire di che questa cosa che non si può fare. Fuori dell'Unione. Ma questo è un altro discorso. Lì è... Ma è complicato da gestire. Questo è un altro disco, me lo dice a me, io non gestisco di 155 di tavolo. Quindi sa che, voglio dire, il movimento del capitale può assumere varie, diciamo... Non c'è alcun dubbio, ma io... All'interno dell'Unione, secondo me, qualcosa si potrebbe fare. No, ma... Al di fuori dell'Unione c'è tanto. Sono d'accordo, tenga presente, e io sono anche d'accordo che questa cosa nasce dallo squilibrio del periodo precedente, dove alcuni hanno giocato... secondo le regole del libero mercato, penso all'Europa, gli altri, penso alla Cina e gli Stati Uniti, non hanno giocato secondo queste regole. Quindi è chiaro che si è creato uno squilibrio e questo squilibrio oggi va corretto, anzi andava corretto da molto tempo.